Ciao a tutti i corsari del web, io sono il corsare e quest'oggi siamo davanti a questo Terraria. Siamo qua su Terraria e sapete un po' cosa? Allora, innanzitutto mi è venuta una bella idea di piazzare questi trofei master proprio qua in mezzo. Perché incredibilmente a quelli di Terraria gli piace fare così di tre per cose, quindi ecco, noi incredibilmente abbiamo fatto gli spazi di altri e mettiamo qua dentro i primi boss, i boss basilari. E quindi che cosa andiamo a fare oggi? Cioè, stavo un po' riflettendo effettivamente sul da farsi, perché le cose da fare ci sono, ci sono molte cose da fare. Per esempio, abbiamo battuto l'occhio di Cthulhu, dovremmo andare a battere il secondo boss, che possiamo andare a battere in qualunque momento del giorno, quindi anche adesso potremmo andare là sotto a evocare un cervello di Cthulhu. Solo che a pensarci, no? A pensarci, sì, è vero. Battere il cervello di Cthulhu un paio di volte ci va a sbloccare potenza iperassurda subito, ovvero l'armatura nuova. Eh sì, sarebbe un'armatura OP sarebbe, però dico io, no? Dico io. Abbiamo battuto una sola volta l'occhio di Cthulhu, ok? Il che va bene, sì, però l'occhio di Cthulhu effettivamente ci dà le barre di Crimtain. Le barre di Crimtain che servono per fare armi e robe più fighe. Per esempio, no? Andiamo a guardare cosa possiamo fare col Crimtain prima di affrontare un eventuale... Ecco, vedete, sì, l'armatura però serve questo, il tissue sample, che bisogna ottenere dal cervello di Cthulhu. Anche il piccone si ottiene da quello. Anche determinate armi si ottengono da quelli. Questa è un'arma melee, lo yo-yo, bellissimo. La spada fa meno danni della nostra, quindi possiamo anche evitare di farla. Però la dovremmo fare comunque perché si può creare una spada finale della Easy Mod, che sarebbe perfect. Diciamo che effettivamente potenza aggiuntiva dall'occhio non possiamo tenerla. Almeno questo è quello che mi fa pensare il gioco. Non possiamo ottenere potenza aggiuntiva dall'occhio. Siamo già potenti sufficientemente per battere il cervello? Non lo so. Noi ci proviamo. Ho deciso, proviamoci. Poi sì, va bene. Il nostro amico Goblin è ancora qua sotto. Ora che ci penso, potremmo fare una casa momentanea per il Goblin. Questo sì, è vero. La proviamo a far così, Dobbiamo far così, ok, metto la sedia, prendo il goblin e lo metto qua, perfetto. Adesso teoricamente se ci allontaniamo un momentino attimino e aspettiamo un attimino, dai, ho anche potenziato la RAM, dovrebbe andare perfettamente. Torniamo indietro, dovrebbe essere comparso il goblin. Ma manco puca. Goblin, cioè, t'ho fatto la casa, t'ho fatto la casa bella. Hai il dovere di andarci. Ah, wow, wii, wow, wow. È arrivato anche il mercante errante. Il mercante errante è un NPC che non possiamo tenere a casa. Appunto, è errante, va e viene. E può portare cose molto interessanti. Lui sì che può portare cose molto interessanti ed esotiche. Se no non sarebbe un mercante errante. Tanto il goblin è arrivato. Mamma mia, dovremmo andare giù da lui, pensate voi quanto può essere maledetto. Dovremmo andare giù e mentre andiamo giù torna su, sono sicuro, 100%. Comunque sia, mercante errante. Where are you, where are you, where are you, where are you? Ah, there you are, Eldon. Quindi, signor Eldon, signor Eldon, signor Eldon, signor Eldon, che cosa mi vende lei? Mi vende la katana 17, però fast, la nostra più potente. Team verde blocco, armatura speciale che dà 4 di difesa, incrementa il critico e cosa... interessante, ma non lo so, un bel mantello, cappello da chef, robe da chef, per il mantello sono molto intrigato, però ahimè. Abbiamo appena 13 monete d'oro e vorrei comprare una cosa dal Goblin. Anzi, due cose dal Goblin voglio comprare. Due cose. Ora che ci penso, c'è un'altra cosa fighissima. Andiamo subito da lui. Intanto, senza soldi non facciamo nulla.
Senza soldi non facciamo nulla. E poi questo goblin. Tanto possiamo scendere benissimo perché siamo abbastanza sicuri di non morire. Un brutto segno, non lo so. Prendiamoci le nostre monete d'oro. E andiamo a trovare il nostro bel goblin. Perché lui vende due cose incredibilmente utili. Cosa ci fai tu qui? Cosa ci fai? Cosa ci fai? Pussa via, brutto. Allora, vende due cose incredibilmente utili. Un banco da lavoro speciale che serve per unire fra loro gli accessori. Quindi questo significa che potremo avere più accessori insieme, combinandoli, mantenendo i loro effetti e diventando incredibilmente potenti. E vende un accessorio che si possono unire già con gli Hermes Boots, ovvero dei fantomatici Rocket Boots. Potremo svolacchiare. E quello sicuramente può essere incredibilmente utile per il cervello di Cthulhu. Scusate, ho appena pranzato. Poi ieri anche mi era venuto mal di pancia sia a me che alla povera Anna, che abbiamo mangiato stessa pizza con gli stessi viewers. Probabilmente ne erano un po' malandati, sicuro. Però vabbè, hey, capita. Porca miseria, faccio prima senza, faccio prima. Dai, su via. Ok. Allora, il buon goblin è ancora qua, bene. Però devi tornare su, amico, perché qua sotto è pericoloso, dovresti saperlo. L'hai rintrappolato qua sotto. Ah, no, allora, riforgiare un'altra cosa che ti cambia il potenziamento dell'arma. È una cosa che faremo in avanti quando saremo ricchi. Allora, ho qualcosa di valore. Perfetto! Gli vendiamo le barre di Crimten e ci prendiamo quantomeno il Tinkerer's Workshop. Non mi ricordavo che costavano così tanto i Rocket Boots. Ho qualcosa che si venda tanto? Tanto tanto? Non lo so, io non lo so. Forse sì, forse no. No? 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 È proprio no? Ma vogliamo ripetere? C'è da dire anche che qua abbiamo dei doppioni di arma. Magari questi possono essere venduti a buon prezzo. Che mi dici, mercante? Mercante, questa... Allora, Crimson Rod... Ok, grazie. Questa qui te la vendo, ok. Non so se ho altro molto molto bello. Cosa può valere tanto, a parte il Crimtain? Non lo so, vorrei gli scarpe a razzo. Ma intanto piazziamo il Tinkerer's Workshop. Tinkerer's Workshop a noi lo mettiamo... Non si può aprire la porta, lo mettiamo qua allora. Allora, il Tinkerer's Workshop è molto molto good. Allora fatemi pensare come si facevano le cose fatte bene. Perché qua... Ok. Allora ci dovrei essere. Allora questo non si può ancora unire con aghetto. È un'altra cosa che si trova nella giungla che andremo a recuperare più avanti. Questo qui non è modificabile. Oh, come potete vedere qua possiamo fare la clown in a battle, in a balloon. E uniamo l'effetto del palloncino e della nuvola. Poi grazie al ferro di cavallo anche li uniamo in un ulteriore oggetto che fa effetto di nuvola, palloncino e ferro da cavallo. Ed ecco qua. E teoricamente è la potenza massima. Quindi noi adesso ce lo equipaggiamo e abbiamo l'effetto di palloncino, coso e coso. È incredibile, vero? Lo so che è incredibile. È fantastico. E ci garantisce la possibilità, se ce li abbiamo, di equipaggiarci altri aggeggi. Come per esempio l'amico qua nostro. E non abbiamo altro. Le pinne. Non abbiamo le pinne. Pin, cioè non abbiamo niente. Ci rimediamo il 3% di movimento in più, che è il suo potenziamento. Ok. E se non abbiamo nulla da vendere, l'unica cosa che ritengo plausibile fare è aspettare la notte e farmare qualche occhio. Voi che dite? Farmiamo qualche occhietto piccolo e ci facciamo un occhio di Cthulhu. Tanto non dovrebbe essere più difficile l'altra volta. Anzi, abbiamo anche armi migliori. Abbiamo tanto slime, abbiamo un po' di legno, facciamoci delle torce, c'è de fuego. Oh, non ho credo nemmeno a chiamarli, dai, datemi le lenti, veloci. Velocissimi. Ah, le, perfetto, una sola lente, benissimo. Sarai tu il fantomatico occhio che ci darà l'ultima lente? Perfetto. Vediamo se riusciamo a craftarci un bell'occhio di Cthulhu al volissimo.
Goblin è arrivato adesso, l'avete visto che maledetto? Boh, appena avremo 7 d'oro andiamo da lui. Effettivamente sono stato un po' tonto a non venire qua con una pozione di recall. Sono stato molto tonto e... Oh, Gesù. No, 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 no. Non ci pensate nemmeno. Fermi qua, oi. Col cavolo che si va oltre, eh. Con calma. Lo ciacchino malo proprio. Oh, là, ci mancava altro, Cioè... Se muoio qua sotto, poi con quanta difficoltà ci ritorno? Certo, basta buttarsi e beccare le cose e fare le pozioni di ritorno. Prossima volta meglio portare una pozione di ritorno definitivamente prima, no? Siamo un attimo fermi giusto per velocizzare la rigenerazione. Anzi, invece di star fermi, vediamo di craftare le pozioni che ci servono. Perché comunque le abbiamo battuto con le pozioni, l'amico, la... Occhio. Allora, vediamo di fare le nostre pozze magiche. Bocce d'acqua, dove le avrò messe? Dove, eccole qua, bocce d'acqua. Quindi, pozioni di rigenerazione. Poi... cioè abbiamo i fiori di giorno. Dai, che fiori di giorno sono sicuro. Ti prego, che se no non possiamo fare la pozione dell'armatura. Dai, ecco qua, fiori di giorno. Ci prendiamo un pezzetto di ferro, che sarà qui da qualche parte sicuro. Iron ore, mi pareva di averne di più, però va bene. Pozione di iron skin, diciamo basta così. Ok, la nostra vita è tornata più o meno. Non so che momento della notte è perché non vedo la luna, però comunque sarà tipo notte fonda. Quindi ritorniamo a farci un bel occhio di Cthulhu, tranquillamente, sciallamente. Ci prendiamo, tutte le pozioni. Occhietto. Il nostro amico che urla, grida, non avrà speranza quando in qua fai i corpi corpo a corpo. All'inizio è vero, li faceva, non mi ricordavo semplicemente. E riaffrontiamo il nostro occhio malocchio. Coraggio, non saremo in tempesta, però abbiamo un arco nettamente più forte del precedente. Effettivamente, una persona che ci sono indicato di è vero che tanto abbiamo qua il nostro scudo di Cthulhu epico che ci fa attivare l'effetto di Yannet's Boots seduta stante, che è utilissimo contro l'occhio, È utilissimo per schivare tutte le sue mosse da carica. Incredibilmente utile. Allora, magari appena torna su a fare i suoi minion, no? Ok, vabbè, sono morti i zombie. Cioè, diciamo proprio, facciamo fuori i zombie che sono incredibilmente antipatici in questa battaglia, lo sto notando. Coraggio, occhio, non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo batterti, forse sto anche accelerando. In realtà non so, ma i credissi, perché dentro abbiamo già battuto al modo normale. Se sì, sicuramente sto accelerando, mi sentirete tutto veloce, che fa bi. Dai, coraggio, ecco l'occhio che sta andando in fase 2. Coraggio, un po' di mana fa sempre bene per eliminare i figlioretti del buon occhio. Coraggio, dai che se siete qua in giro mi date fastidio poi. Dai, che ne manca uno. Forse quello è un occhio normale. Sì, però effettivamente, oi, ah sì, è un occhio normale, va bene. Muori! Miseria ladra sto occhio che non vuole morire. Boh, ok. Ci concentriamo con l'occhio di Cthulhu, prima o poi muore. Anche perché in realtà ho molta paura del fatto che forse sta per arrivare il giorno, ma non credo, cioè è una notte incredibilmente corta, se no, Corri. È incredibilmente forte lo scudo di Cthulhu, per attivare l'Hermes, è incredibilmente utile contro di lui. Anche perché se scatti contro un nemico non prendi danno. Che è incredibilmente utile. Sì, però se dopo si uniscono anche i zombie che rompono le bale. Vedete, che è fighissimo lo scudo, ho potuto cambiare direzione mentre attaccava e quindi evitare quel danno. Porca miseria, Cioè, quello zombie dell'altra volta ci ha fatto perdere malissimo. Perché poi possiamo anche scattare più volte ripetutamente, perché ci permette un incredibile potenziale d'attacco, anzi, più che d'attacco di difesa contro l'occhio, Vedete, siamo nettamente più forti adesso, Certo, magari se ci prendi una spirale di morte, effettivamente, non è che possiamo farci nulla anche noi. Che dici, occhio? Te ne vai? Che sei veloce quanto non so cosa? Perfetto, grazie, occhio, che te ne sei andato, grazie mille. Perfetto, abbiamo battuto una nuova volta l'occhio di Cthulhu. Ci abbiamo riconquistato uno scudo, gli stessi occhiali fantastici che abbiamo adesso. E un altro ben trofeo, che però non metteremo perché ne abbiamo già uno. Quello che a me interessava era il Crimteinore, Anzi, nemmeno, ci ha dato lui i soldi, perfetto, abbiamo i soldi necessari. Quindi, mio buon Goblin, mio buon caro amico. Oh, mamma mia, sta lasagna. Rocket Boots, perfetto, prendiamo gli Hermets. Ah, eccoli qua, gli Spectral Boots. Gli Spectral Boots che si evolvono con il laghetto che abbiamo, però anche con la roba della giungla, no? Era così. Sì, infatti, c'è un nuovo. Flower Boots. Flower Grow on the Grass. Ah, credo che forse li avevo trovati. Però non ci servono i actually, perché non possiamo potenziare. A noi interessa questo, che è il più potenziabile. Laghetto ce l'abbiamo, ci manca questo che si trova solo nella giungla, ma scegliamo dopo che ci facciamo l'armatura figa. Quindi, armatura figa a parte. Dove sono? Ah giusto, li ho messi qua. Ah, adesso abbiamo gli Spectral Boots, li possiamo mettere invisibili, anche le pinne, grazie. E guardate un po' qua cosa facciamo.
riusciamo a svolacchiare un po'. Certo, ovviamente dopo il salto della nuvola, il che ci permette di andare in altissimo e ci dà naturalmente la possibilità di utilizzare, cioè, noi lo scudo possiamo anche utilizzarlo in volo, no? Hop, andiamo dall'altro lato e possiamo già attivare il fantastico, no? Abbiamo una mobilità pazzesca. Però mobilità pazzesca a parte, qua forse dovremmo cominciare a farci delle pozze. A più che delle pozze, a fare delle robe per fare pozioni, no? Intanto prendiamo altre ceste che qua si stanno riempiendo tutto. Devo fare ordine, lo so, bisognerà fare incredibilmente ordine, perché qua si sta cominciando un po' a incasinare il tutto, però questo che sarà il nostro deposito non può ancora essere il nostro deposito, quindi hey, non è che si può fare molto, actually. Allora, teoricamente qualcuno dovrebbe vendere le frecce empie, forse di notte il mercante, però non ne sono sicuro, forse tu le vendi le frecce empie. Le frecce empie sono delle frecce perforanti. E contro il cervello di Cthulhu, contro il cui andremo, serviranno parecchio, sì. Però effettivamente, una cosa che potremmo fare è ampliare ulteriormente questo primo pezzo. La parte sopra la faremo nei prossimi episodi, con calma, perché comunque ho bisogno di legno, ho bisogno di altre cose, no? E pensavo di fare una parte sotterranea anche, sempre di legno, perché per ora la roccia è un materiale un po' avanzato, lo possiamo chiamare. Certo, è dappertutto, però è difficile fare le cose belle con la roccia, perché cioè, è un po'... La sto prendendo... No, insomma, questa casa era anche inutile, cioè mettevo tutte le cose, cioè, buttiamole via. Ok, allora, Goblin, la pussi via, per favore. Qua sotto dobbiamo ampliare le nostre case. La pussi via. Rapid push. Pussa. Vattene via. Vattene. Che palle. Via. Show. Pussa via. Bravo. Allora, fatemi riflettere un attimo, perché così facendo abbiamo dato spazio al nostro Philip di andare e anche a una plausibile infermiera o addirittura una druida. No, forse la druida non viene perché non abbiamo ucciso... Oddio, forse la druida però viene quando sconfiggi un boss? Non mi ricordo, per sicurezza noi... Facciamo un altro coso, credo. Ci può stare.
Attenzione, la luna di sangue si accinge ad arrivare. Coraggio, infermiera, la ritorni in casa, infermiera. Infermiera, la chiudo fuori. Infermiera. Questi cosi non devono entrare in casa. Questi conigli mannari. Goblin, che cosa stai facendo? Miseria ladra. Via, fuori da casa mia. Io non compro nulla. Chiudi la porta. Perfetto. Goblin, non devi far entrare ste brutte persone in casa. Miseria ladra, ti ho appena ospitato. Non devi far entrare i tuoi amici che non sono amici. Porca miseria, devo stare al sicuro io qua dentro. Ecco qua. Perfetto, siamo chiusi dentro. Non ancora. Siamo salvi, grazie, lo so, sono un salvatore. Allora, non... Bloody tear. Non ho capito cos'è stata quella cosa che gli ha fatto malissimo. Però questa cosa mi interessa, riesco a prenderla da qua? Ah, summon the Blood Moon. Non sapevo esistesse. Forse è nuova, perché non mi ricordavo della sua esistenza. Wow, incredibile. Cioè adesso la Blood Moon, sì, è vero, è incredibilmente utile per farmare denaro e altre cose, perché effettivamente basta guardare. Ora che ci penso anche, però, credo di aver fatto una cacchiata, perché i muri di legno, cioè i muri di terra possono essere sostituiti dai muri normali, no? Infatti, cioè non neanche a chiederselo. Va bene, non occorre buttarli giù, è comodo. Molto bene davvero. La vediamo, abbiamo 180 di mana. Forse riusciamo a farci il massimo di mana, che è 200. Se abbiamo qualche stellina qua da parte. No, va bene, però manca pochissimo. A parte che il mana non riusciamo ancora a sfruttarlo al meglio, perché mancano le vere armi magiche. Non so se aspettare la fine della luna di sangue, però. Cioè, siamo abbastanza forti, Dovremmo riuscire a sconfiggerla per uscire. Però la domanda è: che cosa vogliamo andare a fare ora come ora? C'è la luna di sangue. Beh, luna di sangue o meno, io credo sia un qualcosa di buono e giusto andare a dare un'occhiata. Anzi, sapete cosa? Quanti soldi abbiamo? Proviamo a riforgiare qualcosa. Cioè, vi ho detto che è una cosa avanzata, però magari le primi oggetti costano poco. Cioè, costa poco. Aspettate, ai vende rampini! Compriamo un rampino. Il rampino ci permette di fare questo. Finalmente possiamo aggrapparci alle cose per raccogliere minerali e altre cose. Comodissimo il rampino. Però a parte rampino, riforgiamo, no? Perché magari crearci difesa in più attraverso i nostri... non costa un cacchio, no? 3 di oro, sì, ciao. Allora, legno, vorrei del legno perché ci servirà... Cioè, io vorrei combattere il cervello presumibilmente nella sua caverna. Questo perché là dentro è, per me almeno, perfetto. È perfetto perché ci garantisce... un'ottima mobility. Cioè, oddio, forse ottima no, però è almeno è un'area già aperta, abbastanza buona. Anche perché non mi ricordo, però credo che il cervello di Cthulhu è aperto. Va in berserk. Cioè dice no amico, tu mi devi combattere sottoterra. Facciamoci strada in mezzo a questi mostri. Coraggio. Dobbiamo uscire da qui. Infermiera, mi sono fatto malissimo. Oppure potremmo anche andare sottoterra a cercare altri cuori della vita, no? Perché in fondo la vita massima è 400. Potremmo.
come potremmo esattamente andare al massimo mana. Però magari magari il prossimo episodio, che tanto magari andiamo a esplorare le caverne innevate, no? Se ci pensate, è carina come idea. Vediamo se è il mana massimo. Sì, sì, non possiamo usarla, è il mana massimo. Orca miseria, è vero che la luna di sangue aumenta anche lo spawn rate dei mostri, quindi ci sono più mostri in giro. Vale. Vedo che siete molto attivi quest'oggi. Forse è meglio andarci di giorno piuttosto che nella luna di sangue? È un'opzione molto probabile. Sì. Mamma mia, voi forse non l'avete vista perché YouTube è un attimo maledetto che non fa vedere le cose. Però ho fatto una di quelle schivate memorabili. Memorabili dir poco. Ok, aspettiamo il giorno. Ok, è arrivato il giorno, possiamo aprire i boccaporti, signori. Allora, adesso che è giorno, possiamo addentrarci nel creare la nostra fantomatica arena per il cervello di Cthulhu. Tanto eliminiamo sto coso che avercelo qua vicino a casa, chimera maledetta, via, scusami. Poi eliminiamo anche sto dripler. Perfetto. Allora, cosa abbiamo... poi mi sono rivisto un crafting che non mi ricordavo, ovvero quello per l'evocazione del cervello di Cthulhu. Ed è incredibilmente semplice, abbiamo 24 vertebre e con questi funghi che abbiamo fatto possiamo fare la Vicious Powder. E così, con 30 Vicious Powder e non mi ricordo quante me ne avevo detto, mi pare 15 vertebre, possiamo craftare un'evocazione. Però ora come ora, quello di cui io sono incredibilmente interessato è il costruire l'arena per il nostro cervello di Cthulhu. Riaddentriamoci nelle profondità di questo pezzo di terra malato. Ed ecco qui che andiamo a rifinire in questo bellissimo luogo magico e mistico, fatto apposta per le persone come noi. Illuminiamo un po' tutto, che così almeno diventa un po' meno spaventoso e voi riuscite anche a vedere qualcosa. Poi ho studiato un attimo il Sony Vegas, il Vegas Pro anzi, perché non è esattamente Sony Vegas. E mi sono un attimo studiato la situazione del rendering, perché effettivamente ho visto che forse qualcosa potevo fare per migliorare la qualità video. Adesso voi vedrete in... è arrivata la druida, perfetto, la cara druida. Vedrete che il video probabilmente sarà diverso da quelli precedenti, proprio a livello qualitativo. Nel senso che ho sistemato qualche setting che è un po' così, no? Insomma, potrebbe essere meglio come potrebbe essere peggio. In realtà non so come sarà, lo vedremo assieme. Ma stato fa che noi qui dobbiamo semplicemente posizionare le cose. Le posizioniamo, le mettiamo qua. Certo, è un po' piccolino per affrontare il cervello? Forse. Cioè, allora, fra le due fasi che ha, in realtà sono entrambe molto semplici. Cioè, fate conto che nella prima ha tantissimi occhietti, minion, che bisogna far fuori. Una volta fatti fuori tutti, diventa corpo a corpo. Però è incredibilmente semplice, perché lui subisce il knockback. Quindi se lo colpiamo, ci salviamo. E questo è il fatto. Solo che fa tipo delle illusioni. No? Quindi diventa tipo un po'... si sdoppia a un certo punto e non riesce più a capire qual è quello vero e qual è quello falso a un certo punto di vita. Ed è fatto apposta per ucciderti a quel momento, no? Però teoricamente dovrebbe essere un boss semplice. Magari i danni sono devastanti, anzi, molto probabili i danni sono devastanti, perché sarebbe un po' strano se non fosse così, anzi. Intanto qua io chiuderei, che così facciamo un buon lavoro. Ecco qua. Poi sì, vabbè, questi immagino che... credo che i mostri smettano di spawnare quando c'è un boss. O almeno spawnano fuori dallo schermo. Ecco, per esempio, guardate là quanti ragni ci sono. Io là dentro non ci entrerò mai. Piuttosto mando una nuvoletta che dico: "Hey, hey, nuvola della morte!" E moriranno tutti pian piano in atroci sofferenze, no?
infine io farei il tocco di classe che non posso fare. Va bene, va bene, va bene. Allora, sapete cosa? Ma glielo diamo un tentativo. Io sarei anche volenteroso, eh. Sarei proprio volenteroso di vedere quanto può essere forte. Cioè, magari dovremmo aspettare il tipo delle esplosioni. Sicuramente sarebbe sicuramente una cosa interessante. Ma va là, ce la facciamo. Vai, Maya, sono pronto a morire. Vai, chiusura dell'episodio. Dai, coraggio, cervello. Eccolo là. Allora, tra un po' ci lancerà all'attacco gli occhietti. Allora, come vedete, gli occhietti vanno dove è lui. Quindi è tutto una cosa di tattica. Capire dove andrà e capire come levarsi da attorno quegli occhi. Perché loro stanno solamente da lui. Non vanno da nessun'altra parte. È per questo che è abbastanza semplice come boss. Dove va lui vanno gli occhi. E effettivamente poi ce li manda anche contro, è vero. Questo, evidente, mi ero un po' scordato che ce li manda contro. Oh, giù. Mamma mia, che abilità straordinarie. Ai, dolore fisico, mentale. Veleno. Il master avvelena. Il master... Ah, è vero, in realtà è più semplice. Ci ha confusi. Non mi ricordavo di questo fatto. Ci confonde, però è vero. In realtà il cervello... In realtà entrambi sono incredibilmente semplici di boss. Sia quello delle cose, sia della corruzione. È vero. Allora ragazzi, quello che vi voglio dire è che uccidendo gli occhietti ci droppa le cose per fare l'armatura. E capite un po'. È vero. Sarà incredibilmente più semplice del previsto batterlo. Cioè basta fare un paio di tentativi giusto per uccidere qualche occhio e ci si fa l'armatura. Adesso però si riesce a salire. Vabbè, vado a prendere una corda. Allora, e finì così questa prima avventura con il cervello di Cthulhu. Finì un po' in tragedia. Però, vabbè, dai, un po' me l'aspettavo io di cadere in malo modo, eh. Un po' me l'aspettavo, sì, questo sì. Però ci siamo guadagnati diversi tissue sample. Diversi tissue sample che in realtà sono incredibilmente utili per la nostra causa. Palloncino, perfetto. Torniamo un attimo a casetta bella, vediamo quello che possiamo creare. Perché sicuramente adesso con tutto sto materiale forse qualcosa riusciamo a fare, il che sarebbe incredibilmente utile. Infatti possiamo fare il piccone e un pezzetto d'armatura. Questo 6. 6 che ci elimina un po' di coso. Intanto lo teniamo qua. Lo teniamo qua buono. Noi abbiamo perfettamente il materiale per fare un altro, perché qualche fungo corrotto sicuramente ce l'abbiamo ancora per fare altre robe. Credo almeno, dovremmo averlo. Ma non è un problema, ne raccogliamo un paio qua adesso e via. Ecco qua, abbiamo di nuovo gli ingredienti che ci servono. Preparazione extra, fatemi pensare. Sicuro, la druida forse vende qualcosa di buono. Vediamo se riusciamo a trovare qualche fiore di giorno qua intorno, che ci facciamo magari una pozione d'armatura, una di regen e così via, perché effettivamente andare senza pozioni in master mi sembra molto molto stupido. Aspettate però che piove, qua c'è una... Ok, perfetto, ci sono presi i semi delle waterleaf. Trovato solo uno, solo uno, facciamo io direi quella dell'armatura. Facciamo armatura. Armatura credo sia meglio. Quindi pozione dell'armatura. Un pezzetto di ferro. Ok, armatura. Questo cos'è? Battle potion, non la faremo mai. Cioè, oddio, la faremo un giorno sicuro. Allora, equipaggiamoci le cose per bene. Evochiamo il nostro minion. Aspettate, piuttosto di evocare minion, no? L'amica qua dovrebbe avere un'altra cosa.
18 però costa col cacchio allora. Abbiamo velocità. Coso. Basta. Cioè, siamo magari l'oro, prima che ce lo rubino i nemici, lo mettiamo qua, che già siamo poveri. Non dobbiamo diventarlo di più. Quindi poi shuriken, pistola per quando arriva a fase 2, magari arco che è un po' meglio, va bene. Dovremmo essere abbastanza a posto. Allora. Le sembreremo tornati qua. Qua noi chiudiamo. Magari guadagniamo un po' di vita. Ah, arrivano ragni. Arrivano ragni anche da sotto. Ok, allora. Stiamo qua. Quindi facciamo così. Pozione. Ci craftiamo il Bloody Spine e lo evochiamo. Così, scialla. Via. Raggio. Dove sei? Ecco là gli occhi maledetti. Cerchiamo sempre di rimanere anche maledetti. Vabbè, no, non ci ha chiuso, ci ha chiuso. Qua è finita malissimo, malissimo, Stava finendo già malissimo istantaneamente, Cioè, veramente ci stava già sfondando. Dobbiamo stare incredibilmente attenti contro i boss, Cioè, a parte che qua appena ci sfiora adesso moriamo, Appena ci sfiora moriamo e non è nemmeno una cosa negativa per... Che... Arca puttizza! Cioè, volevo dire... Ho sbagliato tutto da dire. Abbiamo avuto un po' sfortuna qua. Molta sfortuna abbiamo avuto. Non riesco a ritornarci, ragazzi. Non riesco a ritornarci perché la notte è terribile. La notte è terribile, ci sono anche mostri cattivissimi. Tanto vendi le frecce empie di notte? Ma anche no, Forse le vendi tu le frecce empie di notte. Ma anche no. Grazie infinite, sempre dei cari amici. Tu non vendi assolutamente nulla, ovviamente. Lui è un coso totalmente inutile. Il goblin non credo che venda cose del genere. Siamo stati talmente scarsi che non è stato recuperato neanche un pezzetto di quello che ci serviva. Abbiamo recuperato tutto? Sembra proprio di sì. E allora torniamo a casa. Ahimè. Allora, direi che ci possiamo fermare anche qua per oggi. Perché, insomma, non tutti gli episodi devono essere esattamente concitati come vorremmo. Abbiamo fatto un paio di cose, abbiamo guadagnato nuovi NPC, abbiamo abbattuto di nuovo l'occhio di Cthulhu così in amicizia, abbiamo potenziato i nostri equip qua basi e abbiamo testato la potenza del cervello di Cthulhu. Cosa che prima o poi bisognava fare. Insomma, pian piano in realtà, credo anche il prossimo episodio lo sconfiggeremo. Perché pian piano adesso mi organizzo un attimo, anche perché magari vorrei... il tizio il demolitore, che così compriamo le granate e a quel punto quegli occhietti scoppiano, no? Capito un po'? Li facciamo fuori pian piano, anzi subito. Insomma, io spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre vi piacete iscrivervi anche ai miei vari social, condividete il video per supportare il canale e consiglio oggi una volta con un nuovo episodio di qualunque cosa verrà.
Arrivederci. Wii U.